Notte d'ambascia e d'incubo la prima. Fecchia teme e paventa il tradimento della bella Mariolina, cui molti usignuoli cantan le lodi. La immagina beffarda, riversa su un fienile, salutarlo romanamente, sommersa da un'orda di vogliosi se la sie. Ma arriva il mattino e l'altro è già in piedi a sbrigare la faccenda naturale. Il soldato fascista estrae ciò che deve senza mani né giù traguardare, che mai nessuno abbia ad insinuare che ciò che capolina da calzoni desti in qualsiasi modo un nostro ambiguo interesse. Le braccia salde sui fianchi, lo sguardo in alto, fiero e vagante al tempo stesso. Poi, senza indugio, ordine secco e ritirata. E via si va. Avanti, gloriose schiere. Il corpo del fascista interplanetario deve essere acciaio vibrante, teso come l'arco d'Itaco, Deneo, Delleado, come si chiama. Sul suo torace i dardi del destino rimbalzano innocui e inoffensivi. Barbagli lo sa, ed ecco porre in riga i suoi per l'esercizio del cavallino littorio. In primis, dare l'esempio. A noi, un accenno che vale un'Olimpiade. Ora è dagli altri che si attende. Il ginnasta al salto saluta il duce e imbarbagli il suo gerarca. Poi salta e saluta ancora. Poi saluta, imbarbagli il gerarca che funge da duce, poi l'attrezzo che funge da cavallo. Salto, saluto, salto. Pini, Fecchia e Frieri. La prodezza di Santo Dio. Saluto in voi l'Italia. Salto in voi il cavallo. In primis avvertire il re, avvertire il duce che la missione ha avuto esito. Ma la radio non va. Un sanzionismo elettromagnetico ruba a Roma l'onda della vittoria. E che dire di Vittorio III Emanuele? Mai si vide uomo più corto con sì grande impero. Eppure questa notizia che l'allungherebbe di un buon palmo gli è negata. Ed ecco che con poche abili mosse s'avanza indomiti nel sentiero glorioso della conquista. Ad uno cadono, scartati dalla storia, i nomi di oscuri occhialuti professorini d'Inghilterra. Il vulcano di Jones diventa Jonazzi. La valle di Thomas diventa Predappio Marziana. Inglesi, gente che andava nuda a caccia di marmotte quando noi già s'accoltellava un Giulio Cesare. In pochi giorni di brillanti azioni militari, l'ardito manipolo regala all'impero di Roma svariate quadratissime miglia di terra aliena. Ma di fauna, vegetazione e soprattutto acqua, non una traccia. E la Cambusa già piange miseria. Avanti allora su quel quarto di dado, fare fugace visita agli stomaci d'eroi, sapore lontano di patria che ormai si pensa ma più rivedremo. La pancia è vuota, ma il cuore ricolmo di virile nostalgia. Nostalgia per l'aria di casa e anche un po' per l'aria in generale. È il 1938, 38 come la febbre che la rivoluzione fascista provocò alla storia. L'Italia si espande di diritto sul Mediterraneo. Tutti s'affanna col paraocchio bidimensional borghese a parlare solo dell'Africa, la Grecia e l'Albania. Ma la voce di Barbagli si staglia audace fuori dal coro. L'Italia ha diritto alla sua espansione anche in verticale. Ma come? E dove, gli si chiede increduli? Non la luna, pallido sasso rivoltante di romanticherie per lacrimosi pagliazzi sodomiti, ma Marte, per Dio, Marte, che da rossa ha da si far nero. Ed ecco volargli appresso gli ingiusti strali. Sognatore, fantascienzo, sciarlotto, squilibrato, arriva la pazza volante. Egli era solo, come quel genovese nella Spagna prefranchista. Eppure non si perse d'animo. Per il progetto della nave ci si avvalse della spontanea collaborazione di un promettente fisico di via Panisperna. E al fine, eccola pronta al varo. 6 tonnellate di purissimo acciaio nostrano, sospinte da una miscela di petrolio e uranio impoverito, ma con molta dignità. La Repentaglia 4. Le prime 3 sono finite per errore sulla Libia, cosa che prima o poi ci faranno pagare. Pini è già alla guida del fascello. Tutti sono pronti all'impresa. Ma ecco giungere uno strano infante danzerino. È il piccolo Bruno Caorso, balilla di Rimini, che si sogna eroe. Che vuoi, gli fa Brusco Barbagli? Voglio venire con voi, servire il duce! L'ilarità dilaga come una febbre. Tu, ma sei un bimbetto scolare! Ma ho 37 anni! Allora scappa, nano, che il circo sta partendo.
quattro uomini missile si stagliano verso il futuro. X, X, B, 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 V, IV, I, I, I. E il resto lo sapete. Se portati poche provviste, certi di trovarne in loco, e anche per non far figura di taglietto che va all'estero e ordina i maccheroni. Ma troppe se ne è passate per far torno adesso. Ormai sei su Marte e vi si resta. E noi ne faremo un regno, poiché egli lo reclamò. Che sono quei musi lunghi? Il fascista ride all'avversa sorte e la sberleffa spavaldo con l'arguzza d'un audace motto di spirito. E rieccoli qui gli eroi del 10 maggio, alacri e manganelli come sempre. Ed ecco anche il solito emulo a ricasco, che esagera e rovina la barzella. Ma ci sta. Questi è la satira buona che dà gioia a tutti. Di nuovo la notte addiaccia di ronda per Pini, che si accompagna per la veglia col grammofono. La musica terrestre gli molce il cuore. Ed ecco che il pensiero corre alla madre. È tornato. Pini scruta il Kivalan nell'orizzonte. Ed ecco che il pensiero corre ancora alla madre. È tornato. Di nuovo in marcia per molti chilometri. La nera fierezza scompare dai volti dei nostri che giorno dopo giorno s'accorgono d'aver conquistato un pianeta privo di vita, generi e sanitari. Il nulla, un nulla brullo, un brullo nulla di nulla. Barbaglia furente e sputa in terra. L'altri, demoralizzati e tristi, quasi cedono al lassismo liberal-democratico. Ma ecco che Pini fa un'eccezionale scoperta. C'è acqua su Marte. Tutti sono increduli. Barbagli cerca di ricomporre gli uomini. Ma a nulla vale. E come solo fanno i grandi condottieri, rinunzia alla disciplina e si mescola agli impari grado nei festeggiamenti. C'è acqua su Marte. C'è acqua su Marte. Alle pale, alle secchie, c'è giubilo fra gli uomini, si parla di docce e di igiene intima. Barbagli segue malvolentieri il trio danzante mentre Fecchia resta di guardia all'accampo, a scrivere alla mariola. E raggiunto il giacimento, come si tira sull'acqua, ecco che i gagliardi virgulti d'Italia si getta a frugare la nave di stiva in stiva in cerca dell'utile strumento. Pini chiede che ci possiamo fare con questo. Freghieri glielo dice. Ma ecco ancora l'ingegnoso Pini accendersi di telescopica trovata. Cannucci per gazzosa, giustati l'uno all'altro per chilometri. Ed eccola, utensile pratica, la prima sonda marziana. Ma cos'è? Un rumore della cambusa? Chi va là? Chi può essere? Noi si è qui tutti e quattro. E cinque con Fecchia che scorgo dalla blò. A noi moschetti! Rabbia, se lasciati tutti alla casa del fascio. Ma fa nulla, che dall'amico Lippone Barbagli ha preso un'arte manganella di movenze feline e risaiuole che gli uomini suoi già ben destreggiano. Freghieri s'attarda col bello stile della mangusta. Pronti allo scatto assassino, i nostri sono in cambusa. Un alieno dunque, ben venga che pari alla vittoria di Fiume. Ma dov'è? Dove Satana? Un rumore gli è fatale. Ahà, è qui, nel salario di riserva, prodigio della pescheria italiana. E spalanca la portella. Sorpresa in camicia nera, nella rigida guisa del baccalà, c'è italianissimo il piccolo Bruno Caorso, il celebre ritardato mentale. Saluto il duce e chiedo perdono, esclama il clandestino. Sul saluto non si discute, sul perdono c'è l'esempio di Cartagine.